Buongiorno, visto che è piaciuto tanto il video sulle rose di carta Eva, vi propongo un altro metodo per crearle ancora più veloce e ancora più semplice. Quello che ci occorre sono foglie di carta Eva, un righello, colla a caldo e il classico punteruolo per tagliare e le forbici. Tracciamo una striscia di circa 3 cm di larghezza e 20 di lunghezza. A seconda di come vogliamo la nostra rosa, se piccola o grande, andremo ad aumentare quella che è la lunghezza del foglio. Dividiamo questa striscia ulteriormente in 3 strisce uguali, tagliandola quasi in fino alla base. Iniziamole ad intrecciare. Fermiamo i lembi con un po' di colla. Con le forbici arrotondiamo le estremità. Prendiamo ora la nostra treccia e iniziamo ad arrotolarla su se stessa, facendo attenzione ad inserire un po' di colla a caldo lungo tutto il percorso in modo tale che ce la tiene ben unita.